cui però sono molto felice, cioè collegare i 40 con i 100, collegare Turing con Böhm. E cercherò di farlo per quanto possibile. Dirò poche cose rispetto a tutto quello che c'è da dire. Eccoli qua, Turing e Böhm. Turing che compierebbe 100 anni quest'anno e Böhm che ne compierà 90 il prossimo gennaio. Quindi non una grande differenza di età, 10 anni tra uno e l'altro, 10 anni di nascita. L'ho intitolata questa slide nostri due padri, perché in effetti la parola padre mi sembrava la cosa giusta in questa situazione, perché Alan Turing è stato qualcosa di più di un fondatore di una scienza. È stato un padre nel senso che possiamo dire che ci ha insegnato a ragionare in modo diverso, cioè la grande rivoluzione di Turing è stata una evoluzione nel modo di pensare, direi, e nel modo di pensare in particolare la matematica. Corrado è un altro padre, non soltanto perché effettivamente è un nostro padre locale, ci ha costruiti, è stato lui che ha fondato l'informatica a Torino, ma effettivamente i risultati delle sue ricerche hanno una grossissima importanza nella stessa linea di quelle di Turing, cioè anche Böhm ha cambiato in qualche modo il modo di ragionare e ha cambiato, siccome quando Böhm ha lavorato l'informatica esisteva già, esisteva già il computer, ha cambiato sostanzialmente il modo di programmare e questo è un'altra grossa rivoluzione copernicana, vedremo come. È anche interessante ragionare su questa differenza di età perché da questi 10 anni che vanno da Turing a Böhm si può vedere l'evoluzione velocissima della nostra scienza. Cioè, anche se da un punto di vista di principio Turing e Böhm lavorano sulle stesse idee, cioè sullo stesso filone di ricerca, c'è una differenza sostanziale tra i problemi di cui si occupa Turing e i problemi di cui si occupa Böhm. Cioè, 10 anni sono un abisso e l'informatica si è evoluta in questi anni a una velocità che continua a corrispondere alla velocità con cui si è andata avanti il pensiero da Turing a Böhm. E questo lo vedremo nei dettagli. Come si evolverà il mio discorso? Parlerò innanzitutto di Turing, ovviamente, non raccontando tutto quello che ha fatto, ma scegliendo la cosa secondo me più significativa per la giornata di oggi, poi farò una panoramica sulle problematiche allora nel campo della logica e della matematica che hanno portato a Turing a pensare a questi risultati e poi vedrò come collegare con Corrado Böhm e vedere i risultati di Corrado Böhm e l'impatto che questi hanno avuto nella storia, in particolare nella storia della programmazione. Allora, vedete l'elenco delle attività di Alan Turing, non ho scritto neanche tutto, cioè nel campo della calcolabilità Turing è stato uno dei primi a formalizzare la nozione di calcolo, a definire una macchina universale, a dimostrare un teorema indecidibile. Si è occupato di crittografia. Turing ha fatto parte del gruppo di scienziati chiamati dal governo inglese a lavorare sul problema di decodificare decodificare i messaggi tedeschi e la macchina Enigma con cui i tedeschi codificavano i loro messaggi. E devo dire che dobbiamo molto a questo gruppo di scienziati e al lavoro che loro hanno fatto per la risoluzione della Seconda Guerra Mondiale. È stato collaboratore di von Neumann nella costruzione del primo calcolatore programmabile, quindi non soltanto attraverso la calcolabilità Turing ci fornisce le idee, le nozioni su cui si è basata la costruzione del primo computer, ma poi ha contribuito anche alla costruzione effettiva, alla progettazione del primo computer. Poi ha spaziato. Turing si è occupato di neurologia, di fisiologia, di connessioni mente-macchina. Queste in particolare
le connessioni mente-macchina sono stati le idee. Cioè, qua non ci sono dei veri e propri risultati scientifici di Turing, ci sono riflessioni. Le riflessioni di Turing sul confronto tra la macchina e la mente umana, i suoi interrogativi su una macchina potrà mai pensare o no, sono interrogativi e ragionamenti che hanno portato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, per cui l'intelligenza artificiale nasce di qua. Ha lavorato su quello che oggi si direbbe bioinformatica, producendo modelli matematici per l'embriologia, che sono decisamente un risultato decisamente interessante. Capite che parlare di tutto questo in un'ora, mettendoci anche gli ultimi sviluppi dell'informatica e Corrado Böhm, diventa, se non difficile, praticamente impossibile. E allora io mi focalizzerò su questo, sul lavoro che Turing ha fatto fondando quella che oggi si chiama la teoria della calcolabilità, cioè la teoria della formalizzazione del calcolo automatico. Allora, innanzitutto c'è da stupirci di una cosa, io ho detto la formalizzazione del calcolo. Allora, i matematici calcolano dalla notte dei tempi, hanno sempre calcolato tantissimo, ma stranamente senza mai interrogarsi su che cos'è la natura e la fondazione del calcolo. Che cos'è il calcolo? Cosa vuol dire calcolare? Il calcolo è sempre stato fatto in qualche modo senza pensarci troppo sopra. Mi scusi nei matematici presenti. No, ma... sono professore di geometria superiore. Allora si comincia a pensare alla formalizzazione, alla fondazione del calcolo negli anni 30 del secolo scorso. E infatti Turing formalizza una nozione di calcolo attraverso una macchina astratta. E già qua il fatto, la nozione l'ha chiamato macchina, vabbè, poi astratta, ma già macchina dice qualche cosa di interessante. Allora, su che cosa si basa l'idea di Turing di formalizzare il calcolo? Si basa su quello che lui chiama l'idea di computer. Però mentre adesso quando diciamo computer intendiamo una macchina che calcola, allora, le macchine non c'erano ancora, per Turing il computer è un uomo che calcola. Allora, Turing cerca di formalizzare in modo rigoroso che cosa fa un uomo quando calcola. Un essere umano, diciamo, perché qua... La maggioranza erano donne, tra l'altro. Dopo sì, le programmatrici. Quattro, i nostri padri, avrei voluto citare anche qualche madre, ma a parte Ada Lovelace, di cui parlerà Felice Cardone dopo di me, e quindi non l'ho citata qua, di madri purtroppo dell'informatica. Almeno in questo periodo se ne trovano poche, poi uno spera, insomma, ci lavoriamo sopra da tanto tempo. Allora, che cosa fa una persona quando calcola? Innanzitutto ha bisogno di un posto dove scrivere i dati, i risultati intermedi, eccetera, un foglio per scrivere. Ed ecco la formalizzazione del foglio. Che cos'è il foglio? Un nastro. Un nastro diviso a quadretti, un nastro, una sequenza di quadrettini, potenzialmente infinito. Potenzialmente, perché io ho un foglio di carta, però quando finisco il foglio di carta e voglio scrivere ancora qualche cosa, cosa faccio? Prendo un altro foglio di carta. Quindi posso istante per istante ragionare come se lo spazio in cui io posso scrivere sia infinito. Però nella realtà in ogni istante lo spazio che sto usando è finito. Su questo foglio di carta, su questo nastro, io posso scrivere dei simboli. Un alfabeto è dato e quindi in questo caso ho scritto simboli un po' a casaccio. Poi quali altre features ha questa macchina? Beh, quando io scrivo dei simboli, io perché scrivo dei simboli su un foglio di carta? Perché so nella mia testa quello che voglio calcolare. Se voglio calcolare un'addizione, ho scritto i due dati che voglio addizionare. E la macchina possiede uno stato, e lo stato in qualche modo è la formalizzazione dell'occhio, formalizzazione di due cose. Uno, dell'occhio del computer, che in ogni istante io ho scritto tanti simboli ma ne guardo uno per volta, il calcolo si fa digitalmente. E l'altro è, mentre lo guardo, so che cosa devo fare, quindi lo guardo con una certa intenzionalità. Questa intenzionalità è lo stato. La macchina in ogni istante si trova in un certo stato.
questo è il mio dato di partenza. A questo punto, macchina vuol dire fa qualche cosa, è un oggetto meccanico. Che cosa può fare la macchina? Quello che può fare la macchina dipende dal simbolo letto e dallo stato in cui la macchina si trova, cioè da quello che voglio fare e dal simbolo su cui voglio lavorare. E la macchina può fare, se volete, pochissime cose. Allora, posso sovrascrivere il simbolo con un altro, cambiare il simbolo con un altro simbolo. Posso, non è che necessariamente devo farlo, però posso farlo. Poi, posso spostare la testina a destra o a sinistra, cioè guardare un altro simbolo, perché quello ormai l'ho messo a posto, e posso cambiare stato. Basta, la macchina non può fare altro. Quindi ho una sequenza su un nastro di simboli, una testina che legge in ogni istante un simbolo dato e appunto questa sequenza di azioni che sono sequenze di azioni minimali, di azioni veramente piccole. C'è dietro l'idea di Turing di formalizzare il calcolo cercando di ridurlo, di scheletrirlo, di ridurlo ai minimi termini, di dire vado a cercare la minima quantità di, non so bene di che cosa, ma il modo minimale di descrivere il calcolo, cioè il modo minimale, il minimo di operazioni che mi permettono di calcolare. E questa è stata la progettazione di Turing. Adesso, per avere un'idea di che cosa voglia dire calcolare usando la macchina di Turing, vi faccio vedere un esempio. Questo è, dunque, la macchina di Turing da che cosa è formata? È formata dal nastro e poi da una sequenza di istruzioni, se vogliamo metterla così. Perché per ogni stato e per ogni simbolo qua posso... Nel nastro metto il mio dato di partenza. In questo caso sto usando il mio alfabeto è di due simboli, nel senso 0-1, sto usando la notazione binaria, e B rappresenta il blank, l'assenza di informazione. E poi ho una sequenza finita di possibili azioni della macchina. La prima, c'è una tabella. Prima mi dice, se sei nello stato start, per esempio, qua, per convenzione, la macchina di Turing ha un dato scritto sul nastro in partenza e la testina che punta al quadretto prima di dove comincia il dato. Questo 111 è in binario il numero 7. E qua è un esempio di come vogliamo calcolare il successore. Il successore di 7 fa 8. Quindi questo è il programma per calcolare più 1 nella macchina di Turing. Come vedete, più 1 a noi sembra un'operazione elementare, ma per la macchina di Turing non lo è. Calcolare più 1 è un'operazione piuttosto massiccia. E in effetti che cosa... Questo è il programma. Io prima cerco di descrivervelo in modo... quando dicevo Turing ci dà un modo diverso di ragionare, cioè per calcolare più uno ci dice veramente, ci obbliga a pensare nei minimi dettagli in modo simbolico a quello che vuol dire calcolare, sommare un digito a un altro digito, entrando nei minimi dettagli dell'operazione. Allora, qua cosa devo fare? Beh, quando devo sommare più uno, lo sappiamo anche quando lavoriamo in decimale, non soltanto quando lavoriamo in binario, si comincia sempre dal digit più a destra. Allora, la prima cosa che devo fare è andare in fondo a cercare l'ultimo digit. Dopodiché comincio a lavorare. Allora, in effetti, c'è un'operazione di start che mi dice se vedi il simbolo vuoto, lascialo così com'è, continua a leggere e vai a destra. Voilà. Comincio a leggere, ma quando leggo, cosa vuol dire leggere? Vuol dire semplicemente non fare niente. Quindi l'operazione, lo stato leggi mi dice qualunque cosa, qualunque simbolo tu trovi, lascia il simbolo così com'è, rimani nello stesso stato e vai a destra, cioè continuo ad andare a destra qualunque cosa io trovi. Allora vado qua, finché vado qua. Quando nello stato leggi trovo il blank, cosa vuol dire? Vuol dire che ho finito di leggere il numero. Allora quello che c'è a sinistra è il digit più basso, il digit su cui comincio a calcolare. Allora entro nello stato calcola. Vado qua e vedo scritto 1.
Allora, cosa vuol dire assommare 1? Beh, se un numero è pari, sommare 1 vuol dire semplicemente che se ci fosse 0 dovrei scrivere 1 e avrei fatto il successore. Ma siccome qua c'è scritto 1, c'è una nozione di riporto. Allora, che cosa faccio? Beh, se trovo l'istruzione mi dice quando trovo 1 scrivo 0 e vai in uno stato che si chiama riporta, cioè ricordati che hai un 1 da riportare. E poi vai a sinistra a riportare questo 1 in più su tutti i digit che ti trovi a sinistra. E voilà, al posto di 1 scrivo 0, riporto, a posto di 1 scrivo 0, riporto e lo stato mi dice quando trovi il blank scrivi 1 e ho finito. E questo in effetti è il numero 8. Allora, questo è un esempio, e beh, non, nessuno ha detto che sia facile lavorare sulle macchine di Turing, però effettivamente è un esempio di come la nozione di macchina astratta di Turing prende un calcolo e lo sminuzza e lo miniaturizza fino ad andare a vedere le sue componenti minimali. E in questo modo dà una formalizzazione del calcolo. Naturalmente io posso anche usare la macchina di Turing per fare dei calcoli senza senso. Per esempio, in questo caso io ho una macchina che non finisce mai, perché vedete, ho una sequenza di zeri e poi nello stato start, se leggo un simbolo blank, lascio il blank e vado a destra e mi trovo qua. Dopodiché qua sono in uno stato leggi, trovo 0, lascio 0, rimango nello stesso stato e sto fermo. Ah, qua, man mano che passa da uno stato all'altro, quindi faccio passo nello stato leggi, vado a vedere cosa devo fare nello stato leggi, rileggo la stessa riga, torno indietro e il risultato è che non mi fermo mai. Quindi la macchina di Turing può anche essere usata, diciamo così, per scrivere programmi patologici, per scrivere programmi che non ciclano mai. Notate che, e su questo vorrei porre l'attenzione, la macchina di Turing è un oggetto sostanzialmente finito. Il numero di simboli scritti sul nastro in ogni istante è finito. Il numero di stati, cioè la tabella che rappresenta, diciamo così, il programma, quello che deve fare la macchina di Turing, è una tabella finita. Però il numero di passi che la macchina può fare può essere infinito, perché lo stesso stato può essere ripetuto, e questo lo sanno bene tutti gli informatici che ogni tanto si trovano di fronte a un programma che non termina. Questo è la nozione astratta di macchina di Turing, e qua potete già vedere come la macchina ci siano già in questa nozione astratta di macchina in qualche modo i componenti che poi faranno parte della macchina concreta. Il nastro in fondo è la memoria dove io vado a mettere i miei dati. Qua vado a prelevare il dato prendendolo nella locazione di memoria che mi interessa. Lo stato, questo è un programma per la macchina di Turing. Quindi c'è già in nuce una separazione tra hardware e software, tra dato e programma, e una nozione di memorizzazione, andare a leggere dalla memoria, scrivere in memoria, eccetera. In effetti, non a caso, Turing è stato sulla base di questo collaboratore di von Neumann per la costruzione del primo, per la progettazione del primo calcolatore. Adesso, una volta fatto questo, una volta formalizzata la nozione di calcolo attraverso la macchina astratta, che cos'altro ha fatto Turing? Beh, questi tre punti, sempre riguardanti alla calcolabilità, ho detto che non parlerò di altre attività di Turing al di fuori della calcolabilità, questi tre punti sono dei punti essenzialmente. Allora, primo punto. Le macchine di Turing, allora Turing ovviamente, anche se nella sua macchina c'è in nuce la separazione hardware e software, nella realtà non lo fa ancora. Quindi quando noi diciamo macchina di Turing intendiamo questo. Intendiamo la sequenza, in qualche modo intendiamo il programma, intendiamo l'algoritmo, intendiamo la sequenza di azioni che la macchina deve fare.
Quindi la macchina, quando si parla della macchina che fa il successore, la macchina che fa il successore è questa sequenza di stati che farà il successore su qualunque numero binario io scriva sul nastro, perché poi l'azione della macchina è un'azione uniforme su tutti i dati che uno può dare come input alla macchina. Quindi quando si parla di macchina di Turing si parla in gergo di un algoritmo, se volete, cioè di una sequenza di azioni naturalmente formalizzate in questo tipo di formalismo, una sequenza di azioni che concorrono a costruire una certa operazione numerica. Numerica come lo sto interpretando adesso, nella realtà la macchina di Turing non prevede che ci siano soltanto numeri nel nastro, ci sono simboli, la macchina manipola simboli, quindi io potrei far fare a una macchina di Turing, e in effetti la macchina di Turing si usa per classificare, riconoscere linguaggi, qualcosa che non ha necessariamente qualcosa a che fare col calcolo. Qui, diciamo, siamo interessati a vedere la macchina di Turing come modello di calcolo, quindi a restringere in qualche modo l'azione della macchina di Turing su un fatto molto evidente di calcolare e di calcolare numeri naturali. I numeri naturali sono, come diceva quel matematico ottocentesco, quelli che ci ha dato Dio e che sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. I matematici ogni tanto sono un po' platonici. Allora, adesso sappiamo che cosa vuol dire quando parliamo di una macchina di Turing. Una macchina di Turing è una tabella di quel genere che, insieme a un alfabeto, perché io devo avere l'alfabeto per sapere cosa mi devo trovare, che descrive un'azione su un dato che trovo sul nastro. E ovviamente le macchine di Turing sono infinite, posso costruire infinite macchine di Turing. Anche se è una macchina astratta, posso usare astrattamente la nozione. Però Turing usa come fondamento della sua teoria della calcolabilità il fatto che le macchine sì sono infinite, ma sono un'infinità numerabile. Che cosa vuol dire un'infinità numerabile? Vuol dire un infinito che si può numerare. Io posso mettere in fila le macchine di Turing. Per esempio, come a priori potrei metterle in fila come numero di istruzioni. È un po' complicato come posso metterle in fila, però posso, ve lo garantisco, e enumerarle. Allora c'è la prima macchina di Turing, la chiamo 1, la seconda macchina di Turing la chiamo 2, la terza macchina di Turing la chiamo 3 e così via. Cioè codifico queste tabelle che rappresentano la macchina di Turing con dei numeri naturali. E così facendo do un nome alle macchine di Turing, i quali nomi sono i numeri. Allora posso parlare della macchina di Turing numero 3 o della macchina di Turing numero 64. E ho identificato tutte le macchine di Turing, perché sono tutte in questa infinità numerabile. Allora, e di qua si vede l'importanza di nominare gli oggetti. Nel momento in cui Turing arriva a dare un nome alle sue macchine e il nome lo identifica con un numero, ha fatto un salto essenziale. Il salto essenziale è questo, il punto 2. Il salto essenziale dice: ma se io ho una macchina che lavora sui numeri e le macchine le chiamo con dei numeri, a questo punto un numero, non ho più una separazione netta tra dato e programma, ma un numero può o rappresentare veramente un numero, voglio calcolare il successore di 4, e quindi in quel momento il dato 4 che leggo sul nastro della macchina di Turing rappresenta un numero di cui voglio calcolare il successore. Ma il dato 4 potrebbe anche rappresentare la macchina di Turing che io ho nominato con il numero 4. E quindi io posso avere quello che si chiama una programmazione anche di alto ordine, cioè i dati che io immetto nella mia macchina li posso interpretare non solo come dati ma anche come programmi. E quindi io posso pensare a una macchina di Turing che vede il suo input, cioè il numero che io gli faccio entrare come input, lo vede come se fosse un'altra macchina di Turing. E in effetti attraverso questo c'è questo salto concettuale meraviglioso, cioè la nozione di interprete. Allora, Turing dimostra che esiste una macchina di Turing universale, cioè una macchina di Turing che prende in ingresso due numeri.
ammettiamo di lavorare su programmi che lavorano su un dato solo, tanto per limitiamo un po' la cosa, ma come si scrive nei lavori scientifici non è perdita di generalità, eccetera. È chiaro che ci sono operazioni che necessitano di più dati, anche solo l'addizione, però parlare di operazioni su un dato solo è semplificativo, ma non perde in generalità. Allora, che cosa dimostra? Dice, io posso scrivere una macchina di Turing universale che prende in ingresso due dati, due numeri, m e n. Però poi il primo lo legge come se fosse il nome di una macchina di Turing. M, il primo input, è il nome di una macchina di Turing. Il secondo input è il dato su cui voglio calcolare questa macchina di Turing. E allora la mia macchina universale si trasforma, si comporta come si comporterebbe la macchina M sull'input N. Quindi ho una macchina che potenzialmente contiene in sé tutte le macchine, che è esattamente quello che succede oggi. Questa è la nozione di interprete. L'interprete non è altro che un programma che prende in input un altro programma e un dato e restituisce il risultato che darebbe quel programma calcolato su quel dato. In effetti, vedremo dopo, nozione simile che è quella di compilatore, l'interprete è una delle nozioni base, la macchina reale poi è tutta una sequenza di bucce virtuali una sopra l'altra con continue traduzioni di linguaggi da una parte all'altra, quindi la traduzione di un linguaggio all'altro è fondamentale, una delle nozioni base dell'informatica, e questo esiste già nella nozione della macchina di Turing. Quindi la potenza di questo formalismo, l'esistenza di una macchina universale che si può trasformare in qualunque altra macchina. E poi un passo più avanti. Calcolare vuol dire risolvere problemi, no? Allora, se io leggo i dati solo come numeri, i problemi che mi posso porre sono soltanto problemi di tipo numerico. Ma se io mi leggo i dati come se questi dati fossero anche programmi, mi posso porre problemi di livello più alto, cioè mi posso interrogare sul comportamento delle macchine di Turing. E quindi posso scrivere problemi che senza questo salto di codifica dal basso all'alto non riuscirei a scrivere. E quindi posso scrivere un problema di questo genere, il famoso problema dell'ALT. Io posso un problema che per ogni coppia di dati, nm, due numeri, prendo in input due numeri, e mi chiedo se la macchina di Turing che si chiama n, sull'input m si ferma. Abbiamo visto un esempio di una macchina patologica che non si ferma mai, quindi esistono macchine patologiche che non si fermano, su certi dati non si fermano mai. Allora, questo è il problema dell'ALT. Appunto, ripeto, il problema dell'ALT si può pensare solo perché si è fatto il salto concettuale di pensare che i programmi e i dati sono la stessa cosa e che quindi io mi posso interrogare, risolvere problemi non solo sui dati ma anche sui programmi. E Turing ha dimostrato che non può esistere, che non c'è una macchina di Turing che risolve questo problema. Adesso facciamo un riassunto di quello che abbiamo detto e cerchiamo di capire qual è l'interesse qua dietro. Allora, che cosa fa Turing? Dà una formalizzazione della nozione, adesso ho scritto di algoritmo, perché algoritmo, sequenza di istruzioni, sequenza di regole per risolvere un certo problema, e io posso vedere la macchina di Turing come la formalizzazione di un algoritmo di questa sequenza di regole. E lo formalizza per mezzo di una macchina astratta, quindi formalizzazione dell'algoritmo o del calcolo, se vogliamo essere più generici, formalizzazione della nozione di calcolo attraverso una macchina astratta che è la macchina astratta che vi ho descritto subito prima. E poi ha dimostrato che esistono problemi che in questo formalismo non hanno soluzione, per esempio il problema dell'ALT. E questo è solo un esempio, poi nella realtà vedremo dopo. Allora, uno dice dov'è l'interesse?
arrivato a questo punto uno può dire, beh, si è preso un formalismo troppo povero, sta macchina astratta fa tre cosette, forse deve allargare un po' la sua formalizzazione e prendere un formalismo più potente. Ma esiste una cosa che si chiama tesi di Church-Turing, e vedremo dopo perché a Turing si aggiunge anche il nome Church. E questa tesi dice che ogni problema risolubile può essere risolto da una macchina di Turing. Cioè, la tesi dice che la macchina astratta di Turing è un modello universale di calcolo. Tutto quello che si può calcolare è lì dentro. Cioè, la macchina di Turing è equivalente come potenza di calcolo a qualunque calcolatore esistente o futuro. Allora, innanzitutto, per chiarire questo, che cosa vuol dire la potenza di calcolo? Perché ci può essere. Potenza di calcolo vuol dire quello che posso calcolare. Cioè, l'operazione che posso fare, numerica, che posso fare con un computer, tutte le operazioni che fa un computer si possono poi codificare come operazioni numeriche, quindi questa nozione, questa tesi si estende anche a elaborazioni che non sono numeriche, attraverso codifiche che possono essere complicate, ma esistono. Allora, la potenza mi dice quello che posso calcolare, le funzioni che posso calcolare. Allora, è chiaro che con linguaggi di programmazione più avanzati, macchine più veloci e più raffinate, io posso calcolare in modo molto più veloce e posso anche scrivere programmi molto più semplici da leggere, da scrivere, da esaminare, da scambiare, di quanto non posso fare con la macchina di Turing. Ma nella realtà le possibilità di calcolo che ho sono già tutte dentro la macchina di Turing. Allora, questa tesi, perché questa è una tesi, non si può dimostrare, perché ogni problema risolubile può essere risolto dalla macchina di Turing, come faccio a dimostrarlo? Dovrei formalizzare la nozione di problema risolubile in qualche formalismo. E in effetti vedremo da dove viene fuori questa tesi. Gli informatici continuano a crederci perché dopo tutti questi anni la tesi Church-Turing non ha trovato un controesempio. Effettivamente tutto quello che possiamo calcolare lo possiamo calcolare con una macchina di Turing, che è ancora il punto di riferimento per alcune cose. Per esempio la nozione di complessità è definita sulla macchina di Turing. E vedremo da che cosa nasce la forza di questa tesi, perché gli informatici credono alla tesi di Turing. Allora, perché questo è importante, perché se lo leghiamo a quello che c'è scritto prima, non vuol dire che il teorema dell'Alt, per esempio, non può essere risolto su una macchina di Turing. Se la tesi di Church-Turing è vera, questo vuol dire che il teorema dell'Alt non può essere risolto, punto. Quindi esistono problemi che non si possono risolvere in assoluto, indipendentemente dallo strumento con cui noi cerchiamo di risolverlo. Quindi la risolubilità o meno di un problema non dipende dallo strumento che noi usiamo. Esistono problemi che in assoluto non si possono risolvere. E questo è stata una sorpresa non male, diciamo. Allora, perché noi chiediamo nella tesi di Church, Church-Turing, perché Turing si è messo a formalizzare il calcolo? Un po' di storia, ma non andiamo troppo indietro, se no dovremmo partire da Aristotele, la cosa diventa un pochino lunga. Allora, però, almeno partiamo, Turing disegna la sua macchina astratta nel 1936, andiamo indietro di 5 anni, andiamo nel 1931. Allora, nel 1931 il matematico Kurt Gödel, che vi presento qui, dimostra quello che lui chiama il primo teorema di incompletezza. Il primo teorema di incompletezza di Gödel, naturalmente un po' scritto in modo un po' divulgativo, dice che ogni formalizzazione della matematica che contenga l'aritmetica, in ogni formalizzazione della matematica che contenga l'aritmetica, è possibile costruire una frase sintatticamente corretta che non può essere né dimostrata né confutata all'interno del sistema. Allora, questo, il fatto che esistano
una nozione di questo genere era già nota all'interno, per esempio, di linguaggi come la logica. Cioè, tutti conosciamo la nozione di paradosso logico, che è noto dai tempi di Aristotele. Cioè, basta pensare alla variante del paradosso del mentitore: questa sentenza è falsa, questa è una sentenza che non può essere né vera né falsa, e quindi in qualche modo è un paradosso. Perché si crea il paradosso nella logica? Perché la logica è un linguaggio che può parlare di se stesso. Cioè, io dentro la logica posso parlare delle proprietà della logica. La logica cosa fa? Mi offre strumenti per interpretare le frasi logiche, le frasi nei valori di verità vero e falso, e una frase come questa frase è falsa ragiona proprio sulla propria semantica, cioè su se stessa. Però nessuno aveva pensato che una riflessione di questo tipo si potesse applicare anche in linguaggi come il linguaggio dell'aritmetica, che sembra invece un linguaggio completamente oggettivo, che parla d'altro. L'aritmetica non parla dell'aritmetica, l'aritmetica parla dei numeri, parla delle operazioni, la somma, il prodotto, la sottrazione, insomma. E quindi sembra qualcosa di altro da sé. Mentre invece che cosa fa Gödel? Con una tecnica incredibile, meravigliosa, riesce a far parlare della dimostrabilità dell'aritmetica dentro l'aritmetica. Cioè fa vedere che anche l'aritmetica, come la logica, può parlare di se stessa. E attraverso una codifiche piuttosto pesanti, direi, non è facile il teorema di completezza di Gödel, attraverso codifiche riesce a codificare nell'aritmetica qualche cosa che corrisponde a dire questa espressione è dimostrabile o non è dimostrabile. Quindi come la logica può riflettere sulla nozione di verità, Gödel avanza e fa vedere che anche nell'aritmetica o nella matematica, all'interno dello stesso linguaggio, si può riflettere sulla dimostrabilità. Questo è il primo teorema di incompletezza. Poi di teoremi di incompletezza ce n'è anche un altro ancora più, diciamo, straniante. Mette totalmente in crisi la comunità matematica. Sembra un qualche cosa in cui crolla in particolare che cosa? Crolla in particolare il programma di Hilbert, grande matematico, che nel 1900, nella seconda conferenza internazionale dei matematici, lancia un programma per quello che secondo lui deve essere la ricerca in matematica per il nuovo secolo, il ventesimo secolo. E il programma si basa sulla nozione di una formalizzazione completa. Cioè l'idea da cui parte Hilbert è l'idea della geometria. Cioè, come è fatta la geometria? L'abbiamo studiato tutti a scuola, forse è l'unica branca della matematica che è completamente assiomatizzata. Ho degli assiomi, cioè delle verità che io accetto, tipo per due punti passa una sola retta, questa è una verità che io accetto a priori, e poi dimostro i teoremi, il teorema di Pitagora per esempio, partendo dagli assiomi elementari usando inferenze logiche. Allora, secondo il programma di Hilbert è di cercare di formalizzare in particolare l'aritmetica, che lui vede come nucleo su cui si può basare tutta la matematica, in modo completo. Cioè io posso formalizzare l'aritmetica e a questo punto ogni problema matematico, se è formalizzato bene, dentro questa forma, ogni problema diciamo aritmetico, perché stavo parlando dell'aritmetica, lì dentro posso dimostrare che è o risolubile o non risolubile o vero o falso. Cioè posso, e questo con tecniche finite, con tecniche finitarie. Questo è il programma che Hilbert pone per la matematica del ventesimo secolo. E
insieme a un elenco di problemi che lui pone come problemi aperti che i matematici dovranno studiare. Poi è venuto fuori, grazie a tutto quello che è venuto dopo, Gödel, Turing, eccetera, che molti dei problemi posti da Hilbert in effetti sono non risolubili. E quindi. Allora, che cosa fa? Naturalmente questo programma crolla, crisi un po' dei matematici, poi si tirano su perché per fortuna, però dalla... Però le rivoluzioni sono importanti nella scienza, perché sono quelle che fanno nascere idee nuove. Allora, mettiamo insieme, pensiamo di nuovo al primo teorema di incompletezza e pensiamolo insieme al programma di Hilbert. Allora, cos'è il sospetto che venga fuori? Dice, vabbè, non posso formalizzare tutto, cioè qualunque formalizzazione io do nell'aritmetica c'è sempre qualcosa che rimane fuori, c'è sempre qualcosa che non riesco a dimostrare, cioè c'è sempre qualche cosa, una verità aritmetica che però non riesco a raccogliere nel mio formalismo. Però viene anche il sospetto di dire, e se ci fosse qualche cosa che proprio non riuscirò a raccogliere mai? E se ci fosse qualche cosa che non posso dimostrare mai in nessun formalismo? E in effetti comincia a nascere il sospetto che possano esistere problemi non risolubili in assoluto. E in effetti questa è l'idea da cui parte Turing, perché Turing parte da bravo studente su un problema che gli dà il suo professore. Il suo professore gli dice, tu sei un bravo studente, brillante, prova un po' a pensare a un problema che non si possa risolvere. E Turing ci pensa. Però che cosa vuol dire un problema che non si possa risolvere? Dire un problema che non si possa risolvere, io devo, se trovo un problema che non si possa risolvere, devo dimostrare che questo problema non si può risolvere. Non posso semplicemente metterlo lì e dire ci ho tanto provato e non ci sono riuscita. Questo matematicamente non è considerata una dimostrazione accettabile. Quindi per poter trovare un problema che non si possa risolvere e quindi per poter dimostrare effettivamente, rigorosamente, logicamente che questo problema non si può risolvere, Turing cosa fa? Dice, beh, prima mi invento una formalizzazione precisa di che cosa vuol dire risolvere un problema numerico, cioè formalizzo precisamente il calcolo. E poi all'interno di questo calcolo faccio vedere che ci sono dei, dimostro che ci sono dei problemi che non si possono risolvere. E allora costruisce tutte le macchine di Turing e la nozione di calcolo e tutto, la nozione di riflessione di macchina universale e arriva a trovare il primo problema dimostrabilmente non risolubile, cioè il problema dell'alto. Quindi tutto questo nasce da un esercizio che gli ha dato il suo professore. Bravi, io spero sempre che i nostri studenti risolvano gli esercizi con totale attenzione e precisione. Poi naturalmente dopo cosa è venuto fuori? Cosa che un po' stupisce sempre gli studenti, cioè che esistono molti più problemi non risolubili che problemi risolubili. Cioè l'area dei problemi che si possono risolvere tutto sommato non è così grosso, sono infiniti ma sono infiniti numerabili, quindi l'infinito numerabile a uno scienziato non fa tanta impressione. Mentre invece i problemi non risolubili sono di un infinito di livello più alto, un infinito che non si può neanche mettere in fila, non posso neanche ragionarci sopra, è una nuvola vaga su cui non posso pensare. Allora, quando nasce però naturalmente nasce l'idea che possano esistere problemi non risolubili, però chiaramente la comunità scientifica, non c'è soltanto Turing nella comunità scientifica, non c'è Turing isolato col suo esercizio, il suo foglio a quadretti, ma il problema di formalizzare il calcolo e di ragionare sulla decidibilità dei problemi è un problema che si pone, scusate ma comincio ad avere la gola secca, che si pone tutta la comunità scientifica. E allora partono a pensare di risolvere il problema di una formalizzazione precisa del calcolo. Che cosa vuol dire calcolare? E rispondono in tanti. Come vedete, tra l'altro rispondono, i primi tre rispondono praticamente contemporaneamente, nello stesso anno. Allora, Church,
con l'andacalcolo. Tra l'altro il l'andacalcolo arriva un pochino prima delle macchine Turing. Poi Turing con la sua macchina astratta, Post con i suoi sistemi combinatori, Kline con le sue nozioni di funzioni ricorsive. Cosa trovano? Tutti questi formalismi diversi, che sono molto diversi, perché abbiamo visto come Church, come Turing ha una nozione di macchina e di programma e di stato della macchina che va avanti passetto per passetto. Church si ispira a un'altra cosa, si ispira al modo di risolvere le espressioni, per esempio. Avete presente quando diamo un'espressione algebrica e operiamo delle semplificazioni, cioè riscriviamo dei pezzi, tipo dove c'è scritto A per B per A meno B, ci scriviamo A quadro meno B quadro, e finché arriviamo a un certo punto in cui l'espressione non può più essere semplificata. A questo punto questo è il risultato. Questa è l'ispirazione di Church, cioè Church si ispira a una nozione di calcolo di questo genere, gli altri sono un po' più complicabili. Che cosa trovano? Alla fine confrontano queste formalizzazioni che hanno trovato e sono tutte equivalenti. Anzi, è proprio Turing che dimostra il fatto che le sue macchine astratte sono equivalenti all'andacalcolo di Turing, all'andacalcolo di Church, scusate. Cioè, tutto quello che posso fare con una macchina astratta di Turing lo posso fare anche con una lambda espressione di Church, e lo posso fare con un combinatore di Post, e lo posso fare con una funzione ricorsiva di Kline. Allora è questo che dà forza alla tesi di Church-Turing. È lì che nasce la tesi di Church-Turing. Cioè, una volta visto che formalizzazioni così diverse, così lontane una dall'altra, basata su progettazioni così separate, portano allo stesso risultato, allora la comunità comincia a dire: allora il risultato è quello, allora quello è quello che possiamo calcolare. Quello che possiamo calcolare dove? In uno qualunque di questi. Quello che non riesco a scrivere in uno di questi quattro linguaggi non lo posso fare. E questa nasce, di qua nasce la tesi di Church-Turing, che è la base della calcolabilità che vi ho raccontato prima. Adesso, attraverso uno di questi formalismi, che è l'andacalcolo, facciamo un ponte tra Turing e Böhm. Allora, Böhm ha fatto tante cose, tantissime, e quindi anche per Böhm è difficile riassumere la sua attività scientifica. In effetti, quando Böhm è stato chiamato a Torino per costruire il corso di laurea in informatica, Böhm era già uno dei grandi dell'informatica mondiale. Cioè, i fisici, perché sono i fisici teorici, Verde era un fisico teorico, che hanno proposto di fondare l'informatica a Torino, l'hanno fatta andando a cercare uno degli scienziati più noti nell'ambito. E come Turing è stato l'autore del primo interprete, Böhm è stato l'autore, questi pochi lo sanno, del primo compilatore. Nel 51 Böhm scrive come tesi di dottorato, faceva allora la tesi di dottorato a Zurigo, e scrive il primo compilatore. Che cos'è un compilatore? Siamo sempre nell'ottica di programmi che manipolano altri programmi. Cioè, mentre Turing scrive dimostra l'esistenza dell'interprete, cioè l'esistenza di un programma universale che li mima tutti in qualche modo, Corrado Böhm si pone il problema di tradurre da un linguaggio all'altro. Cioè prende un linguaggio, un programma scritto in un certo linguaggio, e produce un altro programma scritto in un altro linguaggio, che in questo caso era il linguaggio di base della macchina su cui lavorava, scritto che fa la stessa cosa, ma è semplicemente scritto in modo diverso. E non soltanto, ma descrive poi questo compilatore nello stesso linguaggio che il compilatore traduce, quindi quello che oggi si chiama compilatore metacircolare. E non voglio entrare più nei dettagli più di questo, ma mi fa piacere ricordare un aneddoto che lega e ci fa pensare da dove nasce la curiosità, da cui nasce la genialità matematica. Quando Turing comincia a ragionare sulla mente e le macchine,
Una delle cose su cui si interroga e dice, ma insomma io ho fatto questa macchina astratta che lavora su numeri naturali, che d'accordo possono codificare anche altro, ma posso far fare alla macchina qualcosa di intelligente? La prima idea che gli viene in mente è vorrebbe insegnare a una macchina a giocare a scacchi. Sappiamo benissimo che si può fare, però allora se pensate alla rudimentalità della macchina di Turing, l'idea di far giocare a scacchi a una macchina era abbastanza rivoluzionaria. Beh, quando Corrado Böhm, durante un'intervista a Corrado Böhm è stato chiesto: ma dove ti è venuta l'idea di fare questa traduzione da un linguaggio all'altro? E lui ha risposto: ma devo dire, avevo voglia di provare a far fare al calcolatore qualche cosa per cui il calcolatore non era stato costruito. Cioè provare a violentare l'oggetto per fargli fare qualcosa di completamente nuovo. E c'è una grossa similitudine tra queste due cose, tra Turing che vuol prendere la sua macchina astratta che cambia i numerini e lo vuol far giocare a scacchi, e Böhm che dice proviamo a fare qualcosa di diverso, che non sia codificabile. Si è occupato, io vorrei parlare in particolare di programmazione strutturata, due teoremi importanti, il teorema di Böhm e Jacopini e il teorema, quello che si chiama il teorema di Böhm. Poi da allora in poi, diciamo, ho scritto soltanto proprietà di linguaggi funzionali perché sarebbe stato molto difficile elencare tutti i successivi lavori che risultati che Corrado Böhm ha ottenuto in questo campo. Però la programmazione strutturata, il teorema di Böhm e Jacopini di cui voglio parlare adesso, è stata un'altra grossa rivoluzione nel campo dell'informatica, una rivoluzione tale per cui adesso non riusciamo neanche a capirlo più. E adesso vi faccio vedere perché. Allora, questo è un algoritmo, l'algoritmo di Euclide, che conosciamo tutti per trovare il massimo comune divisore, descritto in un'opera monumentale di Donald Knuth, The Art of Computer Programming, primo volume uscito nel 68. Nell'idea di Knuth dovevano esserci 7 volumi di The Art of Computer Programming, ne sono usciti solo 4, però effettivamente sono densissimi, grossissimi, qualunque nozione di algoritmo, complessità e di una raffinatezza incredibile, non viene più usato. I nostri studenti non usano più questi testi. Perché? Perché nell'informatica il linguaggio in cui si esprimono le cose è importantissimo. Certe cose, lo stesso algoritmo, lo esprime in un linguaggio, è facile. Facile da leggere, facile da verificare, facile da comunicare ad altri. Lo scrivi in un altro linguaggio diventa difficilissimo. Quindi l'uso del linguaggio è importante. E vediamo che linguaggio usa Knuth per descrivere i suoi algoritmi. Allora l'algoritmo lo descrive prima informalmente così. Allora dice devo trovare il massimo comune divisore tra m e n, ho un algoritmo in due punti. Il primo punto lo chiamo E1, il secondo punto lo chiamo E2 e lo descrivo come se fossero delle istruzioni da dare a una persona. Dice, se tu vedi che n è uguale a 0, allora l'algoritmo finisce, la risposta è m. Altrimenti, al posto di r scrivi m, scrivi, metti, chiama r d'ora in poi il resto della divisione tra m e n, poi al posto di m metti n, cioè considera di soprascrivere su n il valore di n, al posto di n scrivi questo resto e go to step E1. Cioè vedete questo go to ti dice va al punto E1. Cioè l'istruzione ti dice di ritornare senza condizioni a un altro punto avendo modificato dei dati. Poi naturalmente questa è una scrittura per lui informale. Allora dice vogliamo dare una scrittura formale. Allora cosa fa? Si inventa un linguaggio che secondo lui è che si chiama il MIX, in cui scrive gli algoritmi in modo più formalizzato, che è molto più difficile della macchina di Turing, perché la versione formalizzata del massimo comune divisore è questa, in cui ci sono istruzioni che dicono carica nel registro tale, la cosa tale, cioè non voglio andare a leggere nei dettagli questo programma, sia chiaro. Voglio soltanto farvi notare quello che c'è scritto qua. Qua c'è scritto JMP2F, che vuol dire jump, salta, cioè c'è proprio la traduzione
del linguaggio di programmazione del GoTo che lui ha scritto nell'algoritmo informale. Salta al punto 2 e il registro F gli serve per se trovi qualche problema vai a mettere a scrivermi qualcosa nel registro F, così se io vedo che poi il programma non va avanti nel registro F trovo l'errore. E il punto 2 è questo. Allora, a parte la scrittura molto vicina più a un linguaggio macchina che non a un linguaggio come di programmazione come usiamo adesso, questa nozione di salto è una nozione molto difficile perché rende molto difficile leggere l'algoritmo, rende difficile capire cosa fa l'algoritmo, rende difficile ragionare sull'algoritmo. Beh, allora, fino a quegli anni lì, gli linguaggi di programmazione erano una sequenza, i programmi erano una sequenza di go to, jump, va, istruzioni di questo genere. Finché non è arrivato il teorema di Bibbiano-Jacopini. Il teorema di Bibbiano-Jacopini si occupa di questi linguaggi qua, non di linguaggi della macchina di Turing, né di linguaggi a basso livello, si occupa dei linguaggi in cui erano scritti allora i linguaggi di programmazione, per esempio il Fortran, per esempio il Basic, eccetera. E dicono che rispetto a questo ogni algoritmo è esprimibile, vedete che siamo sempre all'idea di Turing, cioè come è fatto, come posso esprimere usando meno? Allora è esprimibile usando solo tre operazioni. Sto parlando della macchina reale adesso, no? Sequenza, fai questa istruzione, poi l'altra, poi l'altra, poi l'altra, poi l'altra, la sequenza in fila. Selezione vuol dire scegli. Se questa, una cosa è uguale a zero, fa questo, se non è uguale a zero, fa quell'altro. Ciclo, ripeti la stessa operazione un certo numero di volte o ripeti la stessa operazione finché non si è verificata una qualche condizione. Basta. Qual è il corollario di questo teorema? L'operazione di go to, oppure se volete l'operazione di jump nel linguaggio mix, è inutile. Allora, perché questo teorema è basilare? Perché adesso è talmente introiettato nell'animo di tutti che questa operazione è inutile che i linguaggi di programmazione non ce l'hanno più. E infatti è difficile raccontare la programmazione strutturata, si chiama il teorema di programmazione strutturata, per Bibbiano-Jacopini la programmazione è strutturata quando non contiene istruzioni di salto. Beh, ma adesso nessun linguaggio di programmazione permette le istruzioni di salto, cioè tutti i linguaggi sono strutturati, tutti gli algoritmi sono scritti in modo strutturato. E quindi questo teorema ha cambiato il modo di disegnare i linguaggi di programmazione. Quindi la rivoluzione di Turing che permette di costruire la macchina, dall'altra parte ha la rivoluzione di Böhm che cambia il disegno dei linguaggi. Tutti i linguaggi adesso sono strutturati. Parliamo ancora molto velocemente, perché siamo alla fine, dell'ultimo grosso risultato di Corrado Böhm, che è il teorema di Böhm del 68. Allora, il teorema di Böhm si formalizza nel lambda calcolo. Non voglio raccontare tutto il lambda calcolo, ma solo dirvi. Vi ho detto che il lambda calcolo non è altro che un'altra delle formalizzazioni che sono state proposte per formalizzare la nozione di calcolo. Formalizzazione che nasce da un'idea completamente diversa da quella della macchina di Turing. Nel lambda calcolo non c'è l'ispirazione. Le singole operazioni non sono ispirate alla persona che calcola, ma sono riscritture di espressioni. Cioè lambda calcolo, il linguaggio del lambda calcolo è semplicemente questo: ho dei lambda, simbolo lambda, delle variabili e dei termini che sono costruiti mettendo poi un modo di mettere, se scrivo un termine dopo l'altro ottengo di nuovo un termine, cioè è veramente elementare. E meglio ancora di Turing. Turing può fare due o tre cose con la sua macchina, andare avanti, andare indietro, riscrivere un simbolo, qua ne faccio una sola, sostituisco. L'unica operazione che c'è nell'lambda calcolo è questa. Dove ho un'espressione di questo tipo, lambda x, un termine m, tra parentesi, e qua un termine n, lo sto leggendo apposta in modo solo sintattico, vado a riscrivere questa. Questa scrittura è una cosa un po' complessa, che vuol dire, in questo termine qua m, tutte le volte che leggo x ci vado a scrivere al suo posto n, cioè vado a soprascrivere dove c'è una variabile scrivo un termine. Allora, quelli tra di noi che hanno una nozione di funzione
possono leggere questo come m è una funzione di x, lambda x è una funzione che si aspetta in ingresso un dato che formalmente chiamo x. N è il dato, è l'oggetto che voglio passare alla funzione. Mn su x è la funzione in cui, dove avevo il parametro formale, sono andata a mettere il dato, cioè gli ho dato il dato. Non voglio fare altri esempi perché è abbastanza complicato. Rispetto alla macchina di Turing, questo è strutturato, cioè non ho, la macchina di Turing può fare cicli non condizionati, questo no. E anche qua è di ordine superiore, cioè la riflessione dei programmi esiste sempre, qua esiste in modo più forte, cioè nella macchina di Turing io ho i dati e posso codificare i programmi come dati, cioè i dati sono numeri e un programma lo posso scrivere come un numero, quindi posso scendere dal livello programma al livello numero con una codifica. Lambda calcolo fa il contrario, tutti i dati sono programmi. E io posso, quando voglio rappresentare, quando voglio calcolare un numero, lo rappresento come un programma. Quindi ho una riflessione dati e programmi scritti nello stesso linguaggio, però mentre nella macchina di Turing il linguaggio è quello dei dati, nell'anda calcolo il linguaggio è quello dei programmi. Il numero 3 nell'anda calcolo è quella funzione che se gli do un argomento si applica tre volte allo stesso argomento, quindi lo vedo come programma. Non vi tedio molto, questo è il caso. Vabbè, non è che il successore fosse molto semplice. Cioè, se entriamo nei dettagli, il successore avete visto cos'era nella macchina di Turing. Questa è la moltiplicazione 2x2 fatta con lambda calcolo. I passaggi sono, ho cercato di mettere dei colori diversi per facilitare la lettura, poi ho pensato che forse non era il caso. Adesso questo sembra un giochino, no? È un giochino formale, se volete, no? Però il lambda calcolo ha un gioco importantissimo nello sviluppo dei linguaggi di programmazione. Innanzitutto, vabbè, il primo Lisp nel 1956 è stato proprio il tentativo di trasformare il lambda calcolo in un linguaggio di programmazione. Naturalmente McCarthy ci ha messo i numeri, questa volta ci ha aggiunto un po' di zucchero sintattico, come si dice. Peccato che fosse sbagliato, perché, questa è una nozione importante, perché quell'operazione di sostituzione che io vi ho fatto vedere, che è l'unica operazione che esiste nel lambda calcolo, è facilissima per un essere umano. Se ti dicono sostituisci dove leggi x, sostituisci un altro termine, banale. Per una macchina è difficilissimo, implementare la sostituzione è veramente difficile, si possono fare degli errori grossolani, come sono stati fatti nel primo Lisp, poi naturalmente è stato aggiustato, il Lisp dopo funzionava, no? Scusate. Poi, Landing è stato il primo, nel 66, che ha avuto l'idea di usare il lambda calcolo come strumento per ragionare sui linguaggi di programmazione. I linguaggi di programmazione sono tanti, come faccio a parlare in astratto delle proprietà del calcolo, delle proprietà dei linguaggi di programmazione? Ha proposto di usare il lambda calcolo e in effetti per far vedere che il lambda calcolo era abbastanza generale da poter essere usato per questo, ha con santa pazienza tradotto l'Algol 60, che è uno dei primi linguaggi strutturati che sono usciti, nel lambda calcolo, questo nel 66. E poi aveva scritto un articolo divertente che si intitola The Next 700 Programming Languages, in cui lui diceva, beh, adesso che abbiamo fatto questo, sui linguaggi di programmazione non c'è niente da fare, cioè prendiamo il lambda calcolo, vogliamo disegnare un linguaggio di programmazione, prendiamo il lambda calcolo, aggiungiamoci qualche cosetta a caso e voilà un nuovo linguaggio di programmazione. Quindi la sua idea, che viene ancora usata adesso da tutti i teorici del calcolo, è che c'è un nucleo dei linguaggi di programmazione comune che è il lambda calcolo e poi il resto ci sono altre cose che sono poi peculiari dei singoli linguaggi. E poi in effetti il lambda calcolo si è usato fin dall'inizio come dall'inizio, dopo Landing nel 67, si è usato per ragionare sul significato dei linguaggi di programmazione, cioè facendo un significato,
vuol dire assegnare significati ai programmi, significati ovviamente di tipo matematico. Allora la proposta di Strachey e poi di Scott, che ha poi portato alla semantica formale, è quella di fare una specie di semantica per traduzione, cioè prendo il linguaggio, lo traduco nell'andacalcolo, ho dato una semantica rigorosa e in questo modo ho una semantica rigorosa del mio linguaggio. Allora, qual è il contributo di Boehm qua? Beh, tantissimo. Boehm ha lavorato nell'andacalcolo praticamente tutta la sua vita e continua ancora a lavorarci adesso, nonostante i suoi 90 anni. Però ne voglio citare uno solo, importante. Allora, consideriamo questo problema, che sarebbe tanto interessante. Abbiamo visto che ci si può porre problemi riguardanti i programmi. Allora, un problema è determinare se due programmi sono uguali, cioè calcolano la stessa cosa. E in effetti risolvere questo problema sarebbe utilissimo, perché pensiamo a una programmazione come facciamo adesso, in cui andiamo a prendere i programmi in rete, li mettiamo insieme per assemblare programmi più grossi a partire da programmi più piccoli, poter dimostrare che due programmi calcolano esattamente la stessa cosa e quindi posso usare o l'uno o l'altro a seconda di quanto mi pare, sarebbe veramente un gran risultato. Peccato che questo sia un altro di quei problemi che si dimostrano non poter essere risolti, e questo l'ha dimostrato Rice nel 1953. Quindi togliamoci ogni speranza di poter confrontare semanticamente due programmi. Cosa fa Boehm nel 68? Boehm fa vedere che esiste una classe di programmi, e lui esprime questa classe nell'andacalcolo, programmi esprimibili come forme normali nell'andacalcolo, per cui invece questa uguaglianza è decidibile, cioè c'è un sottoinsieme di programmi per cui l'uguaglianza può essere decisa, e può essere decisa in modo strutturale, cioè semplicemente guardando alla struttura del programma. Allora, notate che, nonostante dal 68 siano passati molti anni, se pensiamo a come si sviluppa rapidamente l'informatica, non si è ancora trovato un risultato più grosso di quello di Corrado Boehm. La classe di programmi per cui è decidibile l'uguaglianza è quella, e in effetti cosa si fa per riuscire a allargare questa classe? Si aggiungono ai programmi, ai linguaggi di programmazione, si aggiungono delle notazioni semantiche, cioè io scrivo i tipi, delle notazioni che hanno qualcosa a che fare con il significato, in modo da poter afferrare classi di programmi più estese. Vabbè, e poi nella nostra storia Boehm ha fondato il corso di laurea in scienza dell'informazione nel 70, e quindi anche l'istituto di scienza dell'informazione. Si è fermato qua a Torino non tanto, 4 anni, dal 70 al 74, in cui ha fondato la scuola di semantica dei linguaggi di programmazione, di cui io, da come probabilmente si vede dalla passione con cui parlo di queste cose, faccio parte. E non si vede tanto, vorrei ricordare Corrado in occasione della festa di compleanno per i 60 anni mio, della professoressa De Zagni e di Mario Coppo, che facciamo parte di questo gruppo, tra l'altro i primi anche. Non ho trovato una fotografia in cui ci siamo tutti, volevo ricordare anche la professoressa Zacchi e la professoressa Margheria, che fanno parte del primo nucleo di studiosi che si è radunata intorno a Corrado Boehm nel 1970. Forse Zacchi fin da prima, perché tu sei arrivata con Boehm. Tu sei arrivata con Boehm. E quindi grazie Corrado, non soltanto dal punto di vista per il fatto di aver fondato la nostra scuola, il nostro corso di laurea, ma per il fatto tutto sommato di averci anche insegnato a fare scienza. Grazie. Domande? Non so. Mai usato lambda calcolo per risolvere un problema che avevo, però ricordo che quel poco che ho letto di linguaggi formali, che per i linguaggi tipicamente di quello che uso io con il Fortran,
Io Bacchus Naur, i contributi di Bacchus e Naur come definizione di linguaggi formali che poi guidavano la scrittura dei compilatori che usiamo ancora oggi, erano lavori fatti in contemporaneità con questi. C'era, che tu sappia, interazione fra queste scuole o erano essenzialmente sviluppi autonomi e distinti? No, no, c'era interazione, tant'è vero che Corrado è stato anche il fondatore di un gruppo, adesso non mi ricordo più come, che numero aveva, un gruppo di lavoro internazionale, penso mi ricordassi il nome, come si chiama? Il 302, quello sulla... L'IFIP Working Group, sai che l'IFIP a un certo punto aveva fatto dei working group internazionali e Böhm è stato il fondatore di un working group dell'IFIP proprio sul disegno dei linguaggi di programmazione, di cui faceva parte anche queste persone, cioè è stato un grosso... Io mi sono focalizzata su quello che ha fatto lui esattamente come mi sono focalizzata su quello che ha fatto Turing, però c'era tutto un ambiente che lavorava su queste cose ovviamente e lui è stato il fondatore, il primo presidente di questo gruppo sul disegno dei linguaggi di programmazione. Ah, grazie. Un interventino per... consolare un pochino i matematici che con molta dolcezza hai attaccato ben tre volte. Tra i meriti di Turing, non ne hai parlato per ragioni di tempo, anche perché scientificamente forse meno rilevante, c'è il fatto di aver dimostrato che nella crittografia la complessità non paga. In effetti la macchina Enigma era complicatissima, intricatissima, però lui è riuscito a sconfiggerlo. Ora noi nella comunità dei criptologi diciamo sempre STO come Security Through Obscurity is as bad with computer systems as it is with women. Cioè, a nulla vale che noi maschietti ci trinceriamo dietro la cortina fumogena dei non so, non ricordo, poi ti dico. Voi donne siete più intelligenti di noi e ci cuccate sempre. E lo stesso discorso vale esattamente per la crittografia. La crittografia deve essere semplice, 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 come ci insegnano i matematici. I matematici ci hanno insegnato dei fantastici, semplicissimi algoritmi che per ora sono assolutamente imbattibili e forse non saranno battibili mai. No, ma io non volevo attaccare i matematici. Allora, siamo abituati alle punzecchiature, quindi in genere non rispondiamo, però, però volevo solo fare un'osservazione su quello che tu hai detto giustamente parlando di Gödel, da cui viene poi tutto, perché tutti questi problemi di indecidibilità, di non calcolabilità, eccetera, vengono tutti dalla grande idea di Gödel, insomma, che poi è un processo di diagonalizzazione, che è quello, insomma, il problema è che quando si parla dell'infinito il nostro linguaggio non riesce a dominarlo completamente, quindi nascono paradossi, eccetera, eccetera. In realtà il teorema di Gödel, quando venne annunciato, ci mise un po' a essere capito, perché insomma era anche molto complesso dal punto di vista tecnico, però i matematici non ne furono affatto scontenti, anzi, dissero, vedete, avevamo ragione, e avevamo ragione, lo dicevano sulla base di quello che aveva detto Poincaré, cioè la logica formale, la formalizzazione, allora non c'erano ancora i computer, il calcolo automatico, non sono in grado di cogliere tutta la ricchezza della matematica che solo la mente umana, con la sua intuizione, riesce a fare, che è anche un punto di vista possibile per affrontare questi problemi. Però certamente, come tu hai messo bene in evidenza, quello che nasce con Gödel, con Turing e poi con tutti gli altri che hanno portato contributi importanti, ma anche io lo ricordo benissimo quando era qui, insomma, appunto quello che dicevo prima, abbiamo collaborato per cercare in qualche modo di riuscire a far partire questo corso di laurea, e tutte queste cose colgono un punto chiave, ecco, un
punto chiave della nostra comprensione del mondo, ma non solo del mondo, ma come funziona il nostro cervello, il linguaggio e tantissime altre cose. Sì, ma io ti perdono per le punte che... Non volevo attaccare i matematici, ma è vero che l'informatica nasce proprio su una riflessione sulla formalizzazione portata all'estremo che i matematici hanno cominciato tardi. Poi nasciamo dai matematici, quindi non è... la riflessione è venuta di lì, perché quindi riconosco. Però è vero che questa riflessione è venuta rispetto allo sviluppo del... Se uno pensa all'immenso sviluppo della matematica, questa riflessione sulla formalizzazione precisa è venuta tardi, e noi siamo nati proprio come scienza, siamo nati proprio di lì, come diceva, ho sentito un seminario interessantissimo di Simone Martini 2 giorni fa, che diceva che la differenza sostanziale tra l'informatica e qualunque altra scienza, mi è piaciuta questa frase, è che per un informatico quello che dice e il linguaggio come lo dice hanno esattamente la stessa importanza. Cioè non c'è dico questo, ma il modo in cui lo dico, l'importante è che tu capisca il senso, no, come lo dico e quello che dico ha la stessa importanza, cioè l'attenzione al linguaggio formale. Va bene, se non ci sono altre domande, ancora grazie a tutti.